quindi nel testo di Caravale, nel libro di Caravale, questo tema della continuità, della discontinuità, questa dialettica serrata, anche con punti di incontro tra la dottrina giuridica liberale e quella fascista, il nuovo diritto pubblico italiano, questo diciamo quadro costituzionale che attraverso, come hai raccontato, attraverso questa legislazione fascista sembra garantire una qualche continuità, ma in realtà poi la trasformazione è abbastanza profonda, e poi gli anni 30, periodo di stabilizzazione, le leggi razziali come rottura traumatica e veramente crisi, soprattutto per un certo mondo intellettuale, culturale, antifascista, che in qualche modo forse tu me lo puoi dire meglio, viene un po' messo di fronte a quello che è la realtà, la dura realtà, che in qualche modo forse aveva volutamente accantonato anche per le ragioni che erano state anche proprio anche ricordate precedentemente da Benevidari. Io penso che sia che questo Caravale desidera essere qua tra noi. Noi ancora lo ringraziamo per averci dato questa occasione e per averci consentito, anche a me personalmente, di aver imparato tante cose. Poi è sempre più difficile imparare a una certa età, e quindi vi sono particolarmente grato a tutti quanti. Poi penso che questa tavola di incontro possa essere proprio chiusa da Paolo, se tu me lo consenti. Io mi sposto, se no ti lasciavo. No, perché io ringrazio molto di tutto il mestiere. Non credevo di aver scritto una cosa tanto importante, ma voi avete sottolineato un'importanza eccessiva a questa mia soltanto divertimento a leggere questa. La cosa che mi colpiva era questa molteplicità di interpretazioni, con una povertà lessicale e poi con una pluralità semantica. Questa è una cosa incredibile. Ci sono alcune cose che mi hanno molto colpito, perché anche durante il fascismo continuano ad esserci sotto sotto anche delle manifestazioni di un pensiero che ha forti radici liberali. E allora questi autori che fanno? Prima dicono delle cose sulla libertà che sembrano ripetere quelle dell'Ottocento, ma poi alla fine mettono una frasetta di Mussolini e dicono: ho detto pure Mussolini, e così si salvano. L'ho trovato bellissimo e ripetuto varie volte. In tutto questo, questo mondo del controllo che c'era anche durante il fascismo, mi è sembrato anche qui interessante vedere quei lavori di Orrei, che è un antifascista, un democratico, e le sue opere sono addirittura ristampate, quindi sono diffuse, finisce la prima edizione, c'è una seconda edizione, quindi è un mondo molto complesso. L'altro giorno leggevo su un giornale che a proposito della storia del cinema diceva: però durante il fascismo non ci sono stati tanti film che hanno esaltato la grandezza del... Però la cosa che invece è stata proprio nel primo periodo degli anni 30 sono stati questi film dei telefoni bianchi. Che cosa dimostravano? Dimostravano che quello era un regime che garantiva il trionfo della bontà, il trionfo del migliore, del buono povero sul cattivo ricco. Quindi c'era questa pluralità di interpretazioni che mi aveva molto colpito. Mi aveva molto colpito qualche anno fa il fatto di trovare subito dopo il 22 tantissimi interventi sul concetto di libertà, cioè sembrava che quelli che avevano ucciso la libertà tradizionale poi ne volessero quasi riparlare in continuazione per sostenere che c'era una diversa libertà, ma c'era quindi questa serie di cose. Allora alla fine poi mi sembrava che il discorso di Ilga fosse necessario citarlo, perché in questa pluralità di significati di queste parole l'unico modo per dare una certa di rendere meno incerto questo concetto è quello di radicarlo in un ordinamento che si basi su una Costituzione, che questa Costituzione garantisca il controllo del legislativo, che consenta
soprattutto la possibilità di avere la responsabilità politica di qualsiasi persona che governa il nostro paese. Non ci devono essere delle persone che sono irresponsabili, perché altrimenti ritorniamo alla posizione di Hitler. Allora, radicare questi concetti su una vita concreta, democratica, basata sulla Costituzione, sul giudice delle leggi e sull'impegno soprattutto di tutti quanti, mi pare che sia l'unico modo per rendere meno incerto questi concetti che credo siano fondamentali sia della libertà sia dello Stato di diritto. Grazie. Grazie. E mi resta che ringraziare ancora tutti voi e Mario Caravale per questo incontro, e mi sembra che queste ultime parole di Mario Caravale siano un po' una chiave di lettura. Ha citato la responsabilità, ecco. Io posso dire che il lavoro di Mario, come penso per tutti noi, è stato un esempio di responsabilità, la sua capacità di ascoltare l'ultimo studente e con pazienza, con umiltà, con questo senso del dovere che proprio anche da queste ultime parole del professore mi sembra sia venuto fuori, ecco, l'orgoglio della responsabilità che forse dovremmo cercare tutti quanti di perseguire giorno dopo giorno. Quindi grazie Mario, siamo veramente grati. Ciao. Buonasera a tutti e grazie della vostra